Va bene, buongiorno a tutti, sindaco di Loreo Moreno Gasparini che vi parla. Siamo alla 795esima fiera di Loreo di San Michele, del patrono nostro del paese, e abbiamo cercato nel migliore dei modi di rievocare quello che è la nostra storia millenaria della città di Loreo, quando era nell'epoca della Serenissima, era baluardo veneziano. Oggi c'è stato il corteo con i vestiti storici, con tutte le presenze storiche della città di Loreo all'epoca veneziana, compresa la discesa e la ripartenza del Doge qui a Loreo nella gondola sul canale Naviglio. È stato un po' un obiettivo messo sul tavolo, ma che si sta concretizzando in questo periodo da anni ormai, perché abbiamo cercato di portare e riportare tutto quello che è la nostra cultura, la nostra storia e la nostra rievocazione veneziana della città di Loreo, per poterla proporre non solo ai loredani, non solo ai polesini, ma anche all'esterno. Potete vedere, oltre alla rievocazione storica della Repubblica di Venezia, abbiamo messo in piedi diverse mostre dislocate nella città del centro storico. Nel Palazzo Comunale ci sono, a tutti i piani, ci sono mostre artistiche di vari artisti di non solo della nostra città, ma anche da fuori. Dislocate nelle altre piazze ci sono rievocazioni, usi e costumi della Repubblica di Venezia, per far vedere ai nostri visitatori e ospiti della città tutto quello che avveniva un tempo. Salve a tutti, è un grossissimo piacere qui oggi, abbiamo avuto una rievocazione bellissima alla 795esima edizione della Sagra di San Michele qui a Loreo. E io sono Siero Diego, il presidente della Proloco, che praticamente abbiamo, il direttivo della Proloco quest'anno ha voluto portare avanti questo corteo storico veramente importante per rievocare cos'era Loreo una volta, e quindi la padronanza, ecco che eravamo sotto la Serenissima, e quindi questa rievocazione con il Doge a Dogaressa abbiamo voluto portare nel nostro paese, in questa bellissima fiera di San Michele. Io vorrei ringraziare tutti i volontari, che questi qua sono ragazzi volontari di Loreo e anche non, perché abbiamo anche persone da via, che si sono messi in palio, diciamo, ecco, per la prima volta. Quindi vorrei veramente un applauso e ringraziare tutti loro, che sono stati bravissimi nell'organizzazione di questa cosa e nel mettersi in gioco. Quindi veramente un grazie, viva Loreo e forza ragazzi, forza Loreo, ciao!